Nella Basilicata sud-occidentale, ai margini settentrionali del massiccio del Pollino, l'abitato moderno di Cersosimo è sovrastato da un'altura isolata, denominata Castello, dove già alla fine dell'Ottocento erano stati segnalati da Michele La Cava resti di un antico insediamento lucano, cinto da possenti mura di fortificazione realizzate sul finire del IV secolo a.C. Ai piedi della collina scorrono due fiumare, il Fiumicello e il canale Lappio, che confluiscono nel Sermento, uno dei maggiori affluenti di destra del Sinni, vera via di collegamento verso la costa e le colonie greche dell'arco ionico. L'altura, abitata da comunità indigene fin dall'età del bronzo, si presta ad essere facilmente difesa per il carattere scosceso dei pendii. Per questa ragione venne scelta da gruppi di stirpe sannita, appartenenti alla più grande federazione lucana che vi si insediarono. Non conosciamo il toponimo antico dell'abitato lucano di Cersosimo, ma sappiamo, grazie alle indagini archeologiche, che sul finire del IV secolo a.C. si avviò una pianificazione coerente che diede all'insediamento un carattere proto-urbano, avvalendosi della messa in opera di una imponente cinta di fortificazione in blocchi di conglomerato, realizzata secondo tecniche costruttive greche, che viene a cingere il rilievo per un'ampiezza di 6 ettari. Nell'area definita dall'impianto di fortificazione è documentato per ora un unico asse stradale che doveva correre a ridosso di un poderoso muro di terrazzamento. Testimonianza di quest'opera possente di difesa sono la porta monumentale realizzata in blocchi regolari secondo il modello di derivazione greca a corridoio obliquo ed una torretta di avvistamento collocata sulla parte sommitale della collina, realizzata anch'essa in blocchi squadrati, anticamente munita di scale per accedere a camminamenti sopraelevati lignei. Un secondo tracciato di mura correva ad ovest della porta monumentale, con lo scopo di monumentalizzare l'acropoli che ospitava gli edifici più importanti dell'abitato. Tra questi, innanzitutto,
annoveriamo la dimora a peristilio edificata sul terrazzo mediano. Essa presenta due fasi di vita segnate da una radicale trasformazione degli spazi. Nel primo periodo, databile tra la fine del IV e la seconda metà del III secolo a.C., si contraddistingue per caratteristiche di monumentalità ed è pertinente ad un nucleo familiare sicuramente ai vertici della comunità locale. Una sorprendente innovazione documentata nella dimora di Cersosimo è la definizione di tale spazio attraverso una elegante corte a peristilio, elemento finora senza confronti nel panorama lucano. Questo schema planimetrico, attestato nel mondo greco a partire dal IV secolo a.C., si caratterizza essenzialmente per la presenza di una corte colonnata che scandisce l'articolazione dei vari ambienti su tre lati e viene generalmente considerato come una evoluzione del tipo di casa più diffuso nel mondo greco, comunemente denominato apastas, il quale prevede la presenza di un grande vano di raccordo tra la parte scoperta dell'abitazione e il settore residenziale vero e proprio. Il settore destinato alla convivialità maschile sembra coincidere con l'estremità sud di questo settore della casa. Mentre all'estremità nord si verrebbero a trovare gli ambienti della quotidianità al femminile, probabilmente la stessa cucina e i vani per consumare i pasti, A e B. Un diverso rilievo sembrano rivestire gli ambienti C e D. Il primo occupa una posizione centrale nella definizione planimetrica del lato orientale e più in generale di tutta la casa, aperto com'è direttamente sul peristilio, e doveva presentare interni caratterizzati da pareti intonacate. Il rinvenimento nell'angolo nord-orientale di un piccolo forno e di ceramica comune documenta attività di preparazione e cottura dei cibi, mentre un considerevole repertorio di forme a vernice nera rimanda alla mensa. L'ambiente sembra dunque richiamare, per posizione e apprestamento, l'analogo vano della casa greca, noto come exedra, adibito alla socialità maschile. Strettamente connesso ad esso risulta lo spazio D, che presenta pareti rivestite di intonaco bianco, con una fine decorazione a fascia ondulata di colore rosso. Nell'angolo nord-occidentale viene realizzata una vasca di pietra intonacata, con foro per il deflusso e canaletta esterna di coppi fittili. Gli esemplari ceramici rinvenuti sono per lo più a vernice nera e rimandano ancora una volta alla mensa. Confronti precisi si riscontrano in contesto indigeno, in particolare nei complessi di Rocca Gloriosa, Tolbe e Monte Giordano. Thank you.
significativa appare anche la posizione dell'ambiente, collocato presumibilmente di fronte all'ingresso principale. L'eleganza di quest'area della casa doveva essere ulteriormente evidenziata dalla sistemazione pavimentale del porticato, che qui era a scaglie di argilla scottata. Il rapporto stretto esistente tra lo spazio C e quello adiacente D, destinato alla convivialità maschile, potrebbe dunque rimandare ad un unico settore, destinato ad ambienti maschili e di rappresentanza. La casa viene abbandonata nella seconda metà avanzata del III secolo a.C., in un momento storicamente segnato dal finire delle vicende annibaliche in Italia meridionale. Alla medesima fase di vita è riferibile un secondo edificio, anch'esso di ragguardevoli dimensioni, ubicato sulla sommità del pianoro. Di quest'ultimo non è nota ancora l'intera estensione, ma risulta caratterizzato da soluzioni fini nella realizzazione di pavimenti e di rivestimenti parietali che lo accomunano al grande complesso a peristilio posto in basso, a pochissima distanza. Nel corso del III secolo a.C., lo spazio racchiuso all'interno della cinta fortificata viene organizzato, non secondo un impianto ortogonale rigorosamente pianificato, come accade in altre aree indigene pur vicine, come ad esempio Pomarico. Tuttavia, resta percepibile la volontà di dare una nuova definizione allo spazio, secondo criteri che si adeguano a modelli mutuati dal mondo greco. Lo scarto, rispetto a realtà più influenzate dal modello ellenico, è percepibile nella maglia ancora rada delle case, che prevede ampie aree non edificate intorno alle strutture, secondo quanto le indagini archeologiche hanno indicato. Nella medesima fase storica, lo spazio esterno alla cinta, costituito dalle fertili colline circostanti, risulta capillarmente occupato da edifici rurali isolati, legati a piccole proprietà, secondo un modello di occupazione del territorio che caratterizza nella stessa epoca sia le vicine corai coloniali, sia i paesaggi agrari degli insediamenti lucani, come mostrano i casi meglio indagati da Rocca Gloriosa a Torre di Satriano.
ad un insediamento accentrato, cinto da mura e strutturato in maniera coerente come struttura abitativa, il cui alto livello sociale non può certo sfuggire, fa riscontro un paesaggio agrario, che tra IV e III secolo a.C. viene ad essere diffusamente occupato da strutture legate a piccole e medie proprietà. Tale sistema insediativo presenta qui, come altrove, significative tracce di trasformazioni a partire dalla fine del III secolo a.C. La grande casa a peristilio sul finire del III secolo a.C. viene abbandonata o distrutta. Sulle rovine della dimora aristocratica viene realizzato poco dopo, probabilmente entro i primi decenni del II secolo a.C., un nuovo impianto domestico che trasforma in maniera complessiva gli spazi, riutilizzando parzialmente le strutture murarie della residenza più antica, nonostante istituisca con lo spazio circostante un diverso rapporto. Sembra venir meno l'esigenza di un collegamento diretto e in qualche misura simbolicamente prestigioso con la fortificazione e il suo accesso monumentale, la porta ubicata a sud-ovest. Le implicazioni sono estremamente interessanti. In mancanza di elementi precisi per stabilire la cronologia della cinta muraria di Cersosimo, datata genericamente alla metà del IV secolo a.C., scelte topografiche e planimetriche come quelle documentate nel nostro edificio potrebbero gettar luce sul momento in cui tali strutture difensive non vengono più utilizzate. Il venir meno di esigenze difensive sul finire del III secolo a.C. si accorda bene con gli eventi storici che interessano la Lucania in questo periodo. La parte nord del complesso ospita due grandi ambienti seminterrati, funzionalmente adibiti all'immagazzinamento di derrate alimentari.
All'interno del vano secondo, lungo il lato orientale, viene realizzata una banchina di argilla funzionale all'alloggiamento di 7 grandi contenitori. 7 doli di medie dimensioni risultano incassati in essa, mentre almeno altri 3 esemplari dovevano essere soltanto poggiati. Tali contenitori erano destinati alla conservazione di olive e mandorle, come si evince dai resti vegetali carbonizzati, rinvenuti in particolari concentrazioni intorno ad essi. Da questo ambiente si accedeva all'altro magazzino, posto immediatamente a nord, anch'esso fornito sul lato orientale di una banchina di argilla a forma di L. In tale allestimento erano alloggiati 5 contenitori di grandi dimensioni destinati allo stoccaggio di cereali e legumi. Si viene così a ricostruire un articolato sistema di immagazzinamento delle derrate che prevede ambienti seminterrati e forniti di banchine con cavità per l'alloggiamento dei doli più grandi, mentre contenitori di medie dimensioni dovevano essere semplicemente stipati sul piano. Il rinvenimento di resti pertinenti ad orzo, grano e fave in un vano, di olive e mandorle nell'altro, suggerisce inoltre l'esistenza di ambienti specializzati per la conservazione di alimenti diversi. Il complesso di secondo secolo a.C. è dunque testimonianza dei grandi mutamenti in atto a livello politico, sociale ed economico. Se da un lato infatti la puntuale riutilizzazione di parte delle strutture murarie, non solo perimetrali ma anche di alcuni dei tramezzi, mostra inequivocabilmente che al momento della realizzazione della struttura si era cercato volutamente di rapportarsi alla situazione precedente, dall'altro i cambiamenti sono comunque evidenti nella perdita di eleganza e monumentalità dell'edificio, che viene ad assumere quasi l'aspetto di una villa rustica. La carica di novità portata dal secondo complesso non risiede semplicemente nella realizzazione di una diversa articolazione planimetrica ed architettonica, ma soprattutto nell'acquisizione di un nuovo modello abitativo rispetto al precedente, nel quale la parte destinata alla conservazione e alle attività produttive risulta certamente preponderante rispetto a quella residenziale. La nuova dimora, che riporta all'interno di quello che una volta era un tessuto insediativo di tipo proto-urbano, una struttura dall'aspetto decisamente rurale, significa probabilmente l'adeguamento ai nuovi canoni socio-economici dettati dall'ingresso di Roma nell'ambito lucano. A Cersosimo, dove l'insediamento probabilmente sparisce alla fine del III secolo a.C., non si assiste ad un rinnovarsi degli spazi che si rimodellano sull'esempio delle città romane. Sembra infatti avviarsi un processo di ruralizzazione di quegli spazi che un tempo si stavano avviando verso il modello urbano, di cui l'intervento di Roma ha spezzato definitivamente lo sviluppo. Siamo ora di fronte alla presenza di nuovi proprietari terrieri che, se non cancellano il legame col passato e con le tradizioni avite, si adeguano certamente ad un nuovo regime economico.